preparazione delle nostre polpette di ricotta e mortadella abbiamo bisogno di 250 g di mortadella, 250 g di ricotta, due fette di pan carré a cui avremo tolto il bordo, 15 g di parmigiano grattugiato mischiati a 15 g di pecorino, del sale e del pepe. La prima cosa che facciamo per la nostra preparazione è mettere all'interno del boccale la mortadella. Quindi la mettiamo nel boccale. Dopodiché andiamo ad impostare 20 secondi a velocità 5. Vediamo come è venuta. Perfetto, la mortadella è tritata. Adesso andiamo ad aggiungere gli altri ingredienti. Quindi il pane, lo facciamo pan carré in pezzettini. Il parmigiano e il pecorino, la ricotta. Se volete, ripeto, anche del pepe. Io non lo metterò perché la devono mangiare anche dei bambini, quindi il pepe non è indicato. Dopo aver messo questi ingredienti, chiudiamo con il coperchio ed impostiamo per 50 secondi la velocità 3. Ho messo un po' troppo, ho esagerato. Andiamo a vedere il nostro composto per le polpette, pronto. Adesso lo togliamo dal boccale, lo mettiamo in una ciotola e lo lasciamo riposare nel frigo per circa mezz'ora. Ho tolto il composto dal frigo, è passata la mezz'ora. Nel frattempo ho preparato del pan grattato a grana grossa, irrorandolo con dell'olio. Adesso procedo a realizzare le polpette. Prendo l'impasto con due mani, le faccio della grandezza desiderata, io le farò così, né piccole né grandi, le passo nel pan grattato, cercando di far aderire il più possibile il pan grattato alla polpetta perché non metto l'uovo, in modo che siano più leggere, e poi le vado a disporre su questo vassoio. Le dispongo nel vassoio perché io le andrò a preparare nella friggitrice ad aria. Voi potete prepararle nel forno o altrimenti potete anche friggerle e sono comunque molto molto buone. Adesso preparo tutte le polpette, le irroro poi con un filo d'olio, le metto nella friggitrice e vi farò vedere poi il risultato finale una volta cotte. A dopo! Ecco pronte le polpettine mortadella e ricotta, sono croccanti, dorate e buonissime. Spero che la ricetta vi sia piaciuta, se vi è piaciuta vi invito a mettere un like a questo video e ad iscrivervi a questo canale in Cucina con Messier per restare aggiornati su tutte le mie ricette. Inoltre, per condividere ricette con altri utenti, vi invito ad iscrivervi al nostro gruppo Facebook Messier Cuisine Connect e Plus Italia. E se volete potete anche seguirci sul sito web www.messierricette.it. E buona cucina per tutti!